Oggi parliamo di una problematica comune sulle auto del gruppo Volkswagen che montano il DQ381, che è il DSG a 7 marce a bagno d'olio, che è praticamente il cambio di diffusione maggiore sui motori fondamentalmente 2000 benzina o diesel. Principalmente capita spesso questo problema, capita spesso sulle Tiguan, le Audi A3, le Golf, comunque le macchine principalmente più vendute del gruppo Volkswagen. Principalmente il difetto è semplicissimo, in pratica viene sul quadro impressa la scritta problemi al cambio e la macchina rimane o con le marce dispari o con le marce pari, in base, dopo vedremo, al problema su quale dei due sensori pressione e frizioni ha problemi. In quel caso lì l'unica cosa che si può fare è spegnere e riaccendere la macchina, si resetta quasi sempre l'errore. Il problema è che dopo la prima volta che prende l'errore, solitamente va sempre più a peggiorare perché è un errore elettrico. Quindi può magari prendere un errore ogni, non so, 1000 km oppure 300 km, però può anche prendere l'errore magari dopo 1 km perché i problemi elettrici non sempre sono uguali. Il lavoro che eseguiamo semplicemente è quello di scaricare l'olio. Togliamo la meccatronica, come vedete qua, che è già stata tolta la coppa alla meccatronica. E successivamente la portiamo in laboratorio per fare la revisione. Questa è la meccatronica smontata, vedete che è tutta completa, e qui l'abbiamo sezionata. Quindi la meccatronica, come già spiegato più volte, è composta dal gruppo idraulico, vedete, con le elettrovalvole e le valvole a cassetto, la centralina che è tutta stampata con i quattro sensori di posizione, due sensori giri e due sensori di pressione delle frizioni. E poi praticamente una scheda a parte, che è questa, che va a agganciare le elettrovalvole dall'altro lato. Nella nostra lavorazione andiamo principalmente a riparare la centralina viene aperta e vengono sostituiti solitamente i due sensori di pressione e frizioni, che sono questi. Poi praticamente andiamo anche, cosa importante che in pochi lo fanno, a sostituire la piastra elettrica di collegamento con le elettrovalvole, perché spesso hanno problemi, che è questa. Questa è originale Volkswagen. Perché comunque il problema è che la plastica è immersa nell'olio, l'olio, come ho già spiegato, va anche a 120 gradi, quindi la plastica nell'olio non è il massimo, quindi per sicurezza, per evitare problemi magari sui contatti o comunque che creano problemi all'elettrovalvola, andiamo a sostituirla sempre per sicurezza. E successivamente andiamo anche a controllare le elettrovalvole, il funzionamento delle elettrovalvole, e il funzionamento delle valvole a cassetto. Capita, siamo durante il giorno, quindi spesso faremo i video anche durante le ore lavorative. Quindi fondamentalmente andiamo a controllare anche tutto il gruppo idraulico, però principalmente il problema è proprio all'interno della centralina. Allora, questi difetti purtroppo sono difetti elettrici, quindi possono capitare come no. Per dire, mia cugina ha preso un Audi A3, una delle prime con DQ381, in 60.000 km ha cambiato tre meccatroniche e garanzia. Probabilmente era l'annata quella un po' più sfortunata. Però in generale sono problematiche che possono capitare a 30.000 km come a 150.000, non è che c'è tanto un rapporto di chilometraggio, dipende anche dalla qualità dei sensori che avevano, produzione, utilizzo, sbalzi di temperatura, sono tante cose. Però vabbè, questo è il classico problema più diffuso sul DQ381. Allora, per fare il lavoro di solito chiediamo 2 o 3 giorni di tempo, se siamo organizzati bene, perché comunque la macchina vogliamo anche provarla a fare un po' di chilometri. E ovviamente lo abbiniamo sempre al lavaggio del cambio, perché comunque scaricando l'olio andiamo a sostituire il filtro e l'olio, quindi lo agganciamo alla manutenzione, anche perché così fondamentalmente come manodopera recuperate un po' di tempo, perché tanto per togliere la meccatronica comunque in ogni caso bisogna scaricare l'olio. Quindi facciamo un pacchetto che comprende la riparazione, a cui diamo un anno di garanzia, e il tagliando della macchina. Siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi interessano altri video dedicati ai cambi del gruppo Volkswagen, li trovate nella playlist dedicata all'interno del canale.